appunto, non è questione di questa campagna elettorale, ha organizzato una risposta a che cosa? Alla crisi di quella che abbiamo chiamato per molto tempo globalizzazione. C'è chi molto prima aveva avvertito che la globalizzazione non era questione di rosa e di fiori, ma era questione più complessa, avrebbe prodotto, se non governata in una certa direzione, l'esplosione, l'aumento delle diseguaglianze e persino qualcosa in più, che forse non aveva visto neanche chi all'epoca nei movimenti anti-globalizzazione militava, avrebbe prodotto perfino una sorta di disorientamento profondo sul piano delle identità. Legato a che cosa però? A una cosa molto materiale, alla paura, alla povertà, alla precarietà, all'incertezza. Quando, diciamo, sul piano materiale perdi i punti di riferimento e quando il futuro è più complicato, lo vedi con difficoltà, perché fai fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, perché c'hai un lavoro precario, perché il diritto alla salute non è più garantito, perché il diritto all'istruzione non è più una certezza, quando cominci a faticare tendi ad aggrapparti a qualcos'altro. Non è un caso che la destra faccia questa furibonda campagna attorno ad alcune cose che sembrerebbero del tutto marginali. Se uno ci pensa, dice, ma perché insistono così tanto sulla farina dei diritti? Cioè, c'è qualcuno che seriamente, se ci parli, può dirti che la farina dei grilli è un pericolo per noi? No, sui social funziona. Ma perché? Perché la destra offre alla paura materiale di chi oggi vive una condizione di maggior difficoltà una risposta che non ha nulla a che fare con le condizioni materiali, che è quella di rispondere di un'identità peraltro fittizia, quella del sangue, Dio, patria, sangue, famiglia e pizza, perché così almeno ti, certo, pizza in questo caso, diciamo, senza farina, perché quello, diciamo, è il terreno su cui ricompattare una paura che pure sia volutamente alimentata. Del resto, ecco, guardate la campagna elettorale di Meloni. Intanto questa cosa è incredibile, no? Diciamo anche a me. Giorgia Meloni detta Giorgia, adesso come dice. Giorgia Meloni detta ehi, ci può stare. Domenico Lucano detto Mimmo, si può capire, tutti lo chiamano Mimmo. Marco, ma Pannella, Giorgia Meloni detto Giorgia. Perché? Perché, come hanno spiegato, è un modo per dire che lei è una di noi. C'è una campagna social fatta dai suoi che dice, c'è la foto di Meloni, scritto Borgatara, e poi c'è scritto per la sinistra radical chic questa è un'offesa. Intanto fatemi dire, cara Meloni, per me Borgatara non è un'offesa. Ti consiglierei però di riflettere, perché ho l'impressione che per chi oggi vive nelle troppe borgate di questo paese, nelle troppe periferie di questo paese, definirti tu Borgatara sia un bello schiaffo in faccia. Perché hai voglia definirti Borgatara quando poi ti togli il reddito di cittadinanza, dici no alla via minimo legale? No? Hai voglia, e pian piano la gente lo capisce, però quella risposta lì, quella del nazionalismo che poi fa il paio con la xenofobia, col razzismo e torna al tema da cui siamo partiti, i diritti, è una risposta semplice, in fondo tutti la fanno, tutta la destra globale, non solo europea, lavora su questo, su questa faglia, lo fa Trump, aveva cominciato Salvini con prima gli italiani. Nulla di più falso, no? Grande imbroglio, anche qui più Italia, quali Italia? Prima gli italiani, quali italiani? Noi abbiamo sempre pensato che quelli fossero slogan xenofobi contro gli immigrati, ma non è quello il principale imbroglio di quello slogan. Il principale imbroglio è che non ti dicono nulla. L'Italia cos'è? C'è un'Italia indistinta, non c'è mica un'Italia indistinta, c'è un'Italia diversa. Ci sono italiani, italiane? No, ci sono italiani, italiane che stanno bene e italiani, italiane che stanno malissimo.
Ci sono italiani e italiane che hanno tutti i diritti, tutte le opportunità, e altri che non ce le hanno. Allora bisogna decostruire questo grande imbroglio. La destra lavora su questo, ma quel messaggio è il più pericoloso tra i messaggi, non solo perché il nazionalismo nega le radici d'Europa, il nazionalismo porta alla guerra, il nazionalismo porta al razzismo, eccetera, eccetera, ma perché quello slogan è lo slogan che lavora alla passivizzazione. Torniamo alla questione di prima, alla passivizzazione. Ti insegna che siamo tutti sulla stessa barca, ma non è affatto vero, e noi dobbiamo a questi brogli reagire costruendo un altro racconto e dando altre risposte.